Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Ringraziamo il Signore perché oggi è il venerdì e noi siamo qui per lodare il Signore per questa grande opportunità di leggere la parola del Signore. Quindi venerdì 11 quando noi stiamo leggendo la parola del nostro Signore e noi possiamo durante questa puntata ancora una volta ascoltare la lettura della parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro dei Giudici e in questo venerdì 11 leggeremo Giudici capitolo 10 e capitolo 11. Parola del Signore, libro dei Giudici capitolo 10. Dopo Abimelech, per liberare Israele, vi fu Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar. Abitava a Samir, nella regione montuosa di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui vi fu Jair, il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figlie che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamavano anche oggi i borghi di Jair e sono nel paese di Galad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele, ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Amon. In quell'anno questi angariarono e oppressero i figli di Israele per 18 anni. Oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano nel paese degli Amorrei in Galad. I figli di Amon attraversarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim. E Israele fu in grande angoscia. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal». Il Signore disse ai figli di Israele: «Non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai filistei, da Amon e dai filistei? Quando i Sidoni, gli Amalechiti e Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei. Perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto. Vi salvano essi nel tempo della vostra angoscia». I figli di Israele dissero al Signore: «Abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi». Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si addolorò per l'afflizione di Israele. I figli di Amon si adunarono e si accamparono in Galad, eppure i figli di Israele si adunarono e si accamparono a Mispa. Il popolo, i principi di Galad gli dissero l'un l'altro: «Chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figli di Amon? Egli sarà capo di tutti gli abitanti di Galad». Giudici capitolo 11. Jefte, il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta e aveva Galad per padre. La moglie di Galad gli aveva dato dei figli e quando essi furono grandi scacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre perché sei figlio di un'altra donna». Jefte ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefite e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figli di Amon mossero guerra a Israele. Mentre i figli di Amon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob e dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro capitano
e combatteremo contro i figli di Amon. Ma Jefté rispose agli anziani di Galaad: non mi avete odiato e scacciato a causa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia? Gli anziani di Galaad dissero a Jefté: appunto per questo ora torniamo da te, perché tu venga con noi a combattere contro i figli di Amon e che tu sia capo di noi tutti che abitiamo in Galaad. Jefté rispose agli anziani di Galaad: se mi fate ritornare da voi per combattere contro i figli di Amon e il Signore gli dà il mio potere, io sarò vostro capo. Gli anziani di Galaad dissero a Jefté: il Signore sia testimone e giudice se non facciamo quello che hai detto. Jefté dunque andò con gli anziani di Galaad e il popolo lo nominò capo e condottiero, e Jefté ripeté davanti al Signore a Mispa tutte le parole che aveva dette prima. Poi Jefté inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: perché vieni contro di me per fare guerra al mio paese? Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefté: mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese di Arnon fino a Yabok e al Giordano. Rendimilo amichevolmente. Jefté inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: così dice Jefté: Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese degli Ammoniti, ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messaggeri al re di Edom per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì, né mandò anche al re di Moab, il quale pure rifiutò, e Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom e del paese di Moab, giunse a oriente del paese di Moab e si accampò là dall'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Israele inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Chesbon, e gli mandò a dire: ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro. Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente e si accampò a Jaas e combatté contro Israele. Il Signore, Dio di Israele, diede Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorrei che abitavano quella regione. Conquistò tutto il territorio degli Amorrei, dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano. Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Sei tu forse migliore di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò egli con Israele? Gli fece guerra? Sono 300 anni che Israele abita a Chesbon e nelle città del suo territorio, a Aroer e nelle città del suo territorio, e in tutte le città lungo l'Arnon, perché non gliele avete tolte durante questo tempo? Io non ti ho offeso, tu agisci male verso di me, muovendomi guerra. Il Signore giudice, giudichi oggi tra i figli di Israele e i figli di Amon. Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefté gli aveva mandato a dire. Allora lo spirito del Signore venne su Jefté, che attraversò Galaad e Manasse, passò a Mispa di Galaad e Mispa di Galaad, mosse contro i figli di Amon. Jefté fece un voto al Signore e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Amon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore e io lo offrirò in olocausto. Jefté marciò contro i figli di Amon per fare loro guerra, e il Signore gli diede nelle mani.
Ele lhes confisse da Aroer fino a Minit, devastando vente Titá, fino a Abel Keramin. Funa grandíssima esconfita pere filho de Amon, que foram humilhados davante ai filho de Israel. Jefté tornou a Mispa, a casa sua, e deco Shir encontro sua filha com timpani e danze. Era l'unica filha, non aveva altri figli né figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse: Ah, mia figlia, tu mi riempi d'angoscia. Tu sei fra quelle che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore e non posso revocarla. Lei gli disse: Padre mio, se hai dato parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Amon, tuoi nemici. Poi disse a suo padre: Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose: Va, e la lasciò andare per 2 mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò da suo padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefté, il Galadita, per 4 giorni. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto oggi Giudici capitolo 10 e capitolo 11. Io ringrazio il Signore per questo tempo di lettura della parola di Dio. Come vedete, ci sono tante cose anche a volte difficili da comprendere, ma l'uomo quando parla bisogna pensare prima. Qua Jefté aveva fatto una promessa che non era tenuto a fare e quindi si trova in una situazione difficile. Però per capire quello che accadrà, io ti invito a essere con me lunedì, se il Signore così vorrà, per continuare a leggere la parola del Signore. Se tu vuoi, hai una richiesta di preghiera e vuoi che noi preghiamo per te, mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Ti aspetto anche domenica per ascoltare la predicazione della parola di Dio, sia a Cesena in via Romagna 268, sia a Rimini in via Cesare Pavese numero 8, sempre alle ore 10:30, predicazione della parola del Signore. Che Dio ti benedica, un forte abbraccio, un santo bacio. Grazie che sei stato con me durante questa settimana per leggere la parola di Dio insieme.